che aveva nidificato proprio qui nel centro del paese e aveva aggredito ben 7 persone. La grida alla testa. Ora il segno. E poi fece così, sanguinavo tutto. Era tutto sangue. Ah, aveva una ferita. Ci voleva una 15 di giorni. Ma poi il sangue anche. Certo, il sangue. Giovedì scorso c'era stato il primo tentativo di cattura, 7 ore sono stati qui i falconieri, hanno portato perfino un esemplare femmina, hanno portato del cibo, ma non c'è stato nulla da fare, la poiana non è stata catturata, allora poi sono tornati sabato con uno stratagemma, l'hanno presa. Ha indossato un cappello. E quindi sì, ho applicato sul cappello alcuni lacci di nylon in modo da non ferire l'animale in nessun modo, ma facendo in modo che con le dita o con le zampe rimanesse impigliato. Anche a me, sì, soprattutto quando mi avvicinavo ai nostri animali, sì, ci aggrediva. La boiana aveva un anello sulla zampa, vuol dire che era di qualcuno, era di un allevatore e adesso quindi si sta rintracciando proprio l'allevatore perché potrebbe scattare una denuncia. Dall'anello noi si risale all'allevatore che ha dato il commercio di questo esemplare e poi alla fine al detentore che chiaramente si guarderà che provvedimenti prendere. L'hanno presa e siamo sollevati e siamo più tranquilli. E adesso che l'hanno catturata? Bene, se no mi mettevo l'elmetto per passare. Allora, avete visto, la comunità tira un sospiro di sollievo. Monica Raucci, vengo da te perché c'è un'ultima ora, è stato individuato il proprietario di questo esemplare. Vengo da voi. Si è stato individuato grazie proprio a questa fascetta che la poiana ha sulla zampa e domani dovrà andare dai carabinieri proprio perché rischia anche una denuncia. Non solo rischia una denuncia per omessa custodia, perché non si può tenere un rapace così, non denunciare la scomparsa, potrebbe succedere quello che è accaduto, ma anche potrà dover rifondere, ripagare le persone che hanno subito un danno. Per esempio il papà di Marzio è stato aggredito, di Lorenzo, è stato aggredito violentemente, Marzio. Suo padre. Allora, vorrete fare denuncia e quindi essere... Noi non ci interessa fare denuncia. Ecco. E quello che ci interessa è recuperare l'animale. E la sicurezza. Per la sicurezza di tutti. Ora sappiamo che l'animale, insomma, è stato recuperato, sta bene, si spera di trovare il proprietario. Se non ci fosse un proprietario, la mia volontà sarebbe quella di lasciarlo libero, magari verso Cerenella Antella. Monica, un altro paese, qui c'è un po' di campanilismo. Certo, allora, Monica, sì. Però dimmi dove si trova adesso questo esemplare bellissimo, dobbiamo dirlo, perché è stato catturato anche con l'aiuto dei carabinieri e dei falconieri. Dove si trova adesso? Dove è ospitato? Sì, è esattamente nell'allevamento di uno dei falconieri che appunto l'ha catturato. Noi siamo proprio sotto l'albero della poiana, albero un po' tristemente vuoto, perché qualcuno ci dice, beh, un po' ci mancherà in qualche maniera. Le donne non erano mai state attaccate, signora, vero? No, le donne niente, sempre solo gli uomini. Attaccava. Allora, per quale motivo attaccava? Ci hanno spiegato che attaccava perché, avendo nidificato proprio al centro del paese, tutto questo viavai di persone, insomma, che c'erano qui, e in qualche maniera la disturbava perché stava facendo il nido. Insomma, un po' un concorso di colpe, ecco. Alberto, da una parte i cittadini che passavano e la disturbavano, dall'altra però lei aveva proprio scelto il centro del paese e quindi non voleva far male, sono animali mansueti, non voleva far male, voleva avvertire l'uomo, scansarlo, altrimenti perché... avrebbe potuto fare molto peggio se avesse voluto davvero aggredire, voleva solo dargli un avvertimento, allontanati dal nido. Dal nido, perché il nido chiaramente doveva essere difeso. L'importante è che loro sono al sicuro e sono più tranquilli, soprattutto i bambini quando escono lì sotto l'albero della piazza, e che la poiana sia in un luogo sicuro. Grazie Monica Raucci. Adesso parliamo del caso del momento.